Benvenuti, bentornati a tutti. Faccio il video da seduto perché ci sono un po' di complicazioni con l'angolazione della luce, che già farà schifo così. Se la facessi da in piedi non mi vedreste del tutto. Inoltre, tanto che ci siamo, ci sono anche dei problemi con l'audio perché al piano di sopra stanno facendo ancora i lavori. Ma siccome è 3 mesi che stanno ristrutturando l'appartamento di sopra, altrimenti io i video non li faccio più. Quindi, tolta questa premessa, veniamo a noi. Mesi e mesi fa, quasi un anno fa, avevo preso questa qui e gli avevo rifatto la batteria con le celle al litio, se non sbaglio lipo, quindi litio ferro fosfato, se non sbaglio, che sono queste qui che provengono dalle batterie usate dei vecchi dei computer portatili. Qualcuno mi aveva fatto notare giustamente nei commenti che alimentarli direttamente in serie non poteva funzionare perché queste batterie hanno bisogno di un circuito di gestione. Così ordinai su AliExpress questo circuitino di gestione qua, questo qua rosso, che però mi arrivò sbagliato, cioè non mi è arrivato quello per 4 celle o per 5, non mi ricordo, ma mi è arrivato il modello base, quindi quello piccolino per 3 celle. Mi hanno restituito i soldi, però nel frattempo avevo qui questo. L'ho montato lo stesso, ma il problema, che pure il cane, sparategli! Mi è arrivato questo qua che è il modello per 3 celle, che quindi 3 celle per 3 volte e mezzo fanno più o meno 12 volte. Quindi questo è per 12, però questo qui funziona da 18 a 21 volt. Quindi con questa scheda di gestione qua non può funzionare. Poi ho riordinato la scheda, nel frattempo c'è stato il lockdown, sono passati dei mesi, comunque sia, finalmente oggi è arrivata questa schedina qua che è per 5 celle. C'è scritto infatti qua sotto 5S, voi da lì naturalmente non lo potete vedere. Dunque, prendiamo le celle, non so se queste qua sono ancora recuperabili, ma comunque ce n'è lì una scatola piena, e ricostruiamo il tutto con la nuova schedina per vedere se a questo punto il robottino funziona. Premettiamo che, come lo avevo realizzato io, cioè con le 4 celle in serie senza scheda, il robottino funzionava, ma dopo poco tempo la batteria si scaricava, cioè poteva funzionare per una decina di minuti, e non si ricaricava correttamente quando la mettevo in carica, per cui la batteria si è sostanzialmente distrutta. Detto questo, ci avviciniamo, che ho fatto fin troppa premessa, e proviamo insieme a ricostruire la batteria con questa schedina qua. Eccoci qua, quindi questa roba la leviamo dai piedi che non ci serve più. Quello che ci serve sono le celle, la scheda e un saldatore. Li accendiamo a scaldarsi. Mentre questo si scalda, con un tester verifichiamo la tensione di queste celle. Se fosse troppo bassa, le andiamo a sostituire con delle altre. Poi vedrò personalmente che problema hanno. Quindi mettiamo su 20 volt. Questo era 3,8, quindi direi che può andare benissimo e la recuperiamo per intero. Questa qui, questa è a zero completamente, quindi è da sostituire. Questa qui 2,3 un pochino poco, brutta roba. Vabbè, questo lo vediamo dopo. Magari ne prendo direttamente altre 5 che servono. Così non stiamo a disfare il lavoro già fatto con quelle. Quindi qua ci sono delle altre celle. E andiamo a misurarne la tensione. Questa è a 2,3. Sono scariche, però magari. Che ho tutte le celle morte, com'è possibile? Vabbè, vorrei dire che apriremo quest'altra batteria. Come si aprono le batterie dei computer? Allora, se siete in un piano abbastanza alto, potete lanciare dalla finestra. Dal momento che io sono a pian terreno, le lancerò sul pavimento e gli darò due martellate. Dopodiché la plastica si apre e le celle dentro si possono tirare fuori. Eccole qua. Un'altra martellatina dalla parte di qua. Sei celle belle pulite. Quasi quasi prendo direttamente tutte queste. Ok. Allora, estraiamole dal contenitore di plastica. Poi la schedina la butteremo via, naturalmente, così come le plastiche, ma intanto iniziamo a misurare col tester. 2,3. Queste sono tutte sane, dicevamo, prendiamo una di queste qua, tipo questa qui. Quanto sta? 2,3, quindi è perfetto. E abbiamo le nostre 2, 4 e 5 celle da collegare qua. Dunque, per prima cosa andrei a staccare questi due fili perché ci servono da qui prima di levare dai piedi questa. Si è scaldato, pare di sì. Stacchiamo uno
e 2, e questi qui vanno saldati qui, P+, P meno, e cioè l'uscita power. Naturalmente, prima di metterli lì, stagniamo di piazzole. Più ci mettiamo un poco di stagno, il meno ci mettiamo un poco di stagno. Ok, e a questo punto andiamo a saldarci sui fili, che sono quelli che andranno all'aspirapolvere, quindi faranno sia la carica della batteria che lo scarico della batteria stessa. Poi su queste celle qua invece vanno collegate le batterie, sia la serie che il parallelo delle batterie, cioè quindi sia i fili singoli che da ogni batteria vanno dove devono andare, che il totale della serie. Ora, prima di tutto bisogna mettere in serie queste batterie, perché non lo sono, e fissarle in una strutturina che le tenga in piedi. Dopodiché andremo a prendere lo schema di questo per capire dove attaccare quali fili. Quindi, questi qua che sono già in serie, queste due le lasciamo così. Questa qua va capovolta e lo facciamo tagliando le bandelle metalliche che tengono unito il tutto, ok? 1 e 2. Quindi la giriamo poi così. E queste qui sono fatte sostanzialmente. Questa qui tiriamo giù questo pirolo qui e l'andremo a saldare su questo, eliminando questo filo, o meglio eliminando questo filo, servirà poi per collegarla sulla scheda. È meglio fissarle in posizione, perché altrimenti queste scivolano poi e quando ci si mette a lavorare diventa scomodo. Per fissarle, naturalmente, useremo come la volta scorsa, per chi non l'ha visto, del nastro medico tipo cerotto, questo qui. Tutto questo lavoro viene fatto praticamente fuori di inquadratura. In sostanza, tagliamo i ponticelli che non servono più e grattiamo con una lima le parti che dovremo saldare. Ecco, come vedete però ho trovato lo schema, ma usa una schedina leggermente diversa da questa. Poco importa, perché quello che ci interessa sono le lettere, vedete? B, B1, B2, vabbè, ci siamo capiti, questa è da 2, 4, no, 5 c'è l'uguale. Sostanzialmente quello che ci interessa è che B va fra la prima, A va fra la prima e la seconda, B va fra la seconda e la terza e così via fino all'ultima. Qui è leggermente diverso, ma non così diverso da non capirsi, per cui vi faccio notare. Abbiamo B meno e B più, che sono questo e questo. Questo qui B meno e questo qui B più, che sono rispettivamente B meno, cioè il meno della batteria, e B più, il più della batteria. E poi sulle altre, se guardate, c'è scritta la tensione corrispondente, quindi 3,7 B1, quindi fra la prima e la seconda batteria. B2 7,4. B3 11 e 1, B4 14 e 8 e basta, perché sono appunto fra una batteria e l'altra. Per cui rimettendola così come l'avete trovata quando ho iniziato il video è molto più semplice, perché vedete che sono anche alternati in posizione, per cui il meno della batteria andrà qui, il B1 3,7 andrà qui, che è la serie della prima batteria con la seconda, il 7,4 che è il B2 va qui e andrà collegato a questa. Forse con un cacciavite era più facile. Okay. Il B2 che è questo, 7,4, andrà collegato qui alla serie di queste due batterie. Il B3 che è questo, che è 11 e 1, andrà collegato qui, cioè alla serie delle altre due batterie. E in ultimo il B4 che è questo, 14 e 8, andrà collegato qui sulla serie delle ultime due batterie. Quindi in questo modo, mettendola in questa posizione, la scheda è già nelle posizioni giuste per cablare i vari intermezzi, per cui senza schema, perché o meglio lo schema l'ho trovato ma è leggermente diverso, ma poco importa. Senza schema ho capito più o meno come va saldata. Quindi procediamo ora con la saldatura dei fili come indicato in precedenza. Ok, e sono tutti saldati ora. Con una certa fatica devo dire, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Eccola qua. Ora non resta che provare a metterla in carica. Quindi l'ho messo qua dentro, ora collegato. Proviamo a dargli corrente e vedere se si carica la batteria. Dopodiché torneremo fra qualche ora o domani a vedere se funziona. È la mattina del giorno dopo, caricato con questo qui da 18,5 volte. Come vedete, la spia è fissa, il che vuol dire che la batteria è carica. Se ora noi la stacchiamo e proviamo ad accenderla, infatti funziona. A questo punto la farò girare in camera da letto. Sono
Sono le 8:40, voglio vedere fino a che ora va, giusto per capire quanto può durare questa batteria. Sono le 9, quindi sono passati circa 20 minuti e come vedete si è fermata da sola. Ora la tiriamo fuori e come vedete lampeggia la spia rossa di batteria scarica. Possiamo metterla a caricare. Dura circa quindi un quarto d'ora la batteria, da carica completa scarica al punto di spegnersi. In realtà se nulla riaccendessimo ripartirebbe, però non è bello scaricare la batteria a fondo perché si rovina. Infatti vedete, spegniamo subito e la rimettiamo in carica e la lasceremo in carica. Vediamo quanto ci mette. Sono le 9, come avete visto, la lasciamo caricare, vediamo quando la spia smetterà di lampeggiare. Credo che qualche ora ci vorrà, anche perché questo alimentatore, diciamo, è sottodimensionato, cioè per caricarla correttamente ci vorrebbe un 21 volt, questo è un 19. Però non mi va di usare questo qui, anche perché gli ho dovuto adattare uno spinotto in qualche maniera, che è una cosa che non mi piace. E quindi questa è tornata a funzionare con le batterie nuove, che durano quello che devono durare, una mezz'oretta, e fanno assolutamente il loro dovere. Il video quindi finisce qui, vi ringrazio per averlo seguito, vi lascio qua di fianco degli altri video da vedere e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!